Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video. Sono Tony Gamer 17. Ragazzi, oggi vi insegno come fare un effetto. Questo qui su un programma editing, ok? Innanzitutto, equipaggiamoci. Allora, facciamo così. Andate su internet, su YouTube e scaricate l'effetto sonoro. Lo scaricate, ve lo tenete per voi. Io adesso lo prendo un attimo. Eccolo qua, è una cartella di effetti. Eccolo qua. Ok, bene. E adesso prendiamo, non lo so, un'immagine. Un video. Allora, cominciamo prima con un'immagine. Allora, questo meme, ok? Bene. Lo metto qua. Perfetto. Ok. Facciamo così. Qui comincia il primo suono, il primo effetto, ok? Ecco. 1, 2, poi un altro e poi un 3, così via, fino a finire. Ok, così facciamo. Questo la prolunghiamo. Ok, come prima poi facciamo un uso, uno zoom, così per dare un bel effetto, proprio un bel effetto. Quindi, zoom. Così e uno, poi un altro effetto, sempre con lo zoom. Guardate qua, qui è su videopad editor video, quindi su altri video, non so, su altri programmi editing non so dire. Diciamo così, io vi consiglio di scaricarvi questo videopad perché è veramente buonissimo, buonissimo. Ci siamo quasi. Adesso tutto per questa parte, facciamo così. Perfetto. Che bello. Pronti? Via. Vi piace questo effetto? Vi piace questo effetto? Bene. Questo è l'effetto dello zoom, quindi nell'editing. Ormai diventa sempre più semplice fare questi effetti, quindi. Se non lo so, volete anche cambiare colore all'immagine, possiamo fare così. Tipo, io adesso cambio. Ho sbagliato. In più e cambiamo così il colore. Se trovo la tonalità. Pure facciamo bianco e nero il primo e il secondo facciamo. Dove è andato? Dove è andato il secondo? Aumento colore. Bello così, vedi? Ma questa la mettiamo all'ultimo. Colore. Sì. Così e poi facciamo aumento colore. Intensità. Luminosità. È bellissimo. E facciamo l'effetto del colore. Ok?
È venuto bellino, è venuto molto bene. Oh, facciamo, non so, anche una dissolvenza in entrata. Ok, allora mettiamo 0 e mettiamo 100. Che ve ne pare di questo effetto? Quindi, come vi ho fatto vedere, facciamo tutti, facciamo un passo indietro. Ctrl Z, ritorniamo indietro nel tempo. Quindi ragazzi, grazie a tutti per questa visione, spero tanto che il video vi è stato utilissimo e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial, quindi ciao!